squilla il telefono e tu dici: signora, lei è matrimoniabile. Facciamo che io sono Carmen e la mia bisnonna è Zingara. Facciamo che io sono molto alta e molto spiritosa. Ehi, avrà notato che è parecchio che l'ho notata. Ho 16 anni, metto il rossetto rosso, voglio uscire per una passeggiata. Mio padre se ne accorge, mi trascina per la piazza del paese e mi lava la faccia perché so me! Carte mouse, non le può fare! Perché quando ero una ragazzina alta, con i piedi grandi, mi sono innamorata di uno, cioè non mi sono innamorata, ho fatto finta di innamorarmi di uno e mi sono sposata con uno da cui non sono mai più riuscita a divorziare. Quando ero una ragazza innamorata, portavo il cappellino a mezza fronte, giravo ben vestita e ben calzata, le scarpe le logravo nelle punte. Io stavo cercando la mia libertà e lei un giorno è arrivata. Il provveditore agli studi che ogni giorno mi convoca a Matera e mi tocca. Parla come il marito, dice che sono tanto, tanto, tanto carina, rattusa. C'è stato il golpe in Cile. L'esercito ha buttato giù Allende. È un attacco forte alla democrazia. Come Piazza Fontana, niente sarà più come prima. Il marito mi mette il coltello sul collo, apro le cosce, chiudo gli occhi e penso ad altro. Zitto. Zitto sta l'amore, zitto, 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 che non può parlare perché sta cercando le parole, perché sta cercando e non le può trovare. Sono un lupo solitario, vesto corazze per non soccombere. Non mi manca niente, non mi manca niente se io sto con te. Bellezza è una strana creatura. E alla fine ho smesso di essere tutti quei pezzetti. E ho trovato solo il corpo. Ho trovato il corpo di Carmen.